Come si avvicinano queste amministrative 2020? Si è molto parlato del suo futuro politico, di una fuoriuscita di Aura Ghinelli, un avvicinamento a Marco Donati poi smentito anche dallo stesso sindaco. Cosa farà lei? Non lo so e sono in una fase interlocutore, ne dovrò parlare con un gruppo di persone con il quale ci siamo scambiati opinioni nel corso di questi mesi e insieme unanimemente decideremo appena il quadro sarà definito. Certo è che quello che è uscito un paio di giorni fa nel giornale mi ha lasciato abbastanza perplesso, insomma, anche non me l'aspettavo perché francamente sono affermazioni forti quelle che ha fatto il sindaco. Io sono uscito per motivazioni prevalentemente politiche e invece ho visto che sono state tirate fuori motivazioni e argomentazioni un po' più pesanti nei miei confronti. Probabilmente il sindaco in quel momento si è fatto prendere da un momento di rabbia, avrà i suoi problemi, magari capita a tutti, no? di sbottare, o forse un po' confuso, non lo so, francamente non lo so. Comunque quando il quadro sarà definitivamente composto, insieme a tutta la mia squadra decideremo se e cosa fare. Questo è quello che ho detto e questo è quello che ripeto. Ecco, il sindaco ai nostri microfoni ha detto di sperare comunque in un suo appoggio, che è importante, sul suo lavoro svolto in questi 5 anni. Appoggerà il sindaco la candidatura a bis di Ghinelli? Beh, quello che ho detto ora non lo so, vedremo quello che... deciderò insieme al mio gruppo, al gruppo di persone che mi segue, decideremo se e come proseguire nel prossimo periodo, appena ci saremo schiariti le idee e decideremo tutto quanto. Sicuramente, questo ne sono abbastanza convinto anch'io, oggi mi porto dietro un buon consenso. Nel corso di questi anni, nonostante il primo periodo sia stato un periodo piuttosto pesante perché qualsiasi cosa facessi veniva attaccato, oggi mi accorgo che i miei concittadini hanno capito l'impegno che ho messo. Poi si può sempre sbagliare, poi si può sempre fare di meglio, però sicuramente mi sono buttato a pesce su questa grande avventura e ho cercato di fare del mio meglio per dare un contributo aggiuntivo. La finanza con Marco Donati invece la smentisce? La smentita al sindaco, nonostante che io non faccio mai riferimento a conversazioni private, era una conversazione privata, non ho mai fatto dichiarazioni circa Marco Donati perché anche con lui ho avuto una conversazione privata e quindi smentisco il fatto che andrò in lista con lui, questo in modo assolutamente categorico, affermo di averci parlato. Non capisco. Candidatura di Marco Donati? No, assolutamente non esiste, non sono una persona che va alla ricerca di fa il salto da una parte all'altra. Sono coerente con quello che ho sempre pensato. Marco Donati ha una storia politica completamente diversa dalla mia, è stato nel PD, ha fatto il vice sindaco del PD, ha fatto il deputato nel PD e oggi si viene a presentare come civico e non è un civico, così come nella civica la lista Ora Ghinelli 2025, non so come la chiameranno, nella quale ci sono fuoriusciti da partiti, dai più vari partiti, fuoriusciti da partiti di centrodestra e di centrosinistra, quindi non ha nulla di civico. E Marco Donati lo stesso, persona rispettabilissima, nulla da dire, ma non è sicuramente una persona che mi può rappresentare. Ma no, non, diciamo che al momento, nonostante stia subendo tante pressioni anche per provare questa sfida, francamente la vedo piuttosto remota.